Natale solidale, nel reparto di pediatria del San Salvatore dell'Aquila c'è stata la conclusione del progetto. Presente anche il sindaco Biondi per l'iniziativa finale organizzata dal Teatro dei 99. È il primo anno di Natale solidale, iniziativa voluta dal Comune e realizzata dal Teatro dei 99. Nella struttura diretta dal professor Alberto Verrotti sono state rappresentate le favole d'incanto. Le favole d'incanto. Piccoli entreranno in punta di piedi nel reparto per portare sorrisi e gioia agli ospiti. Il primario del reparto ha accolto molto favorevolmente la proposta approvata dalla direzione sanitaria che ha chiuso questa prima esperienza con lo spettacolo in pediatria. Il Teatro dei 99 ha così cercato di interpretare le linee guida dettate dal sindaco, calibrando le proposte offerte. Da questa esperienza certamente si è ricevuto tanto, ha detto la direttrice del Teatro dei 99 Loredana Enrico, molto di più di quello che abbiamo dato e anche e soprattutto per questo si è voluta ringraziare l'amministrazione per l'opportunità che ha offerto. Il sindaco ha voluto fortemente istituire una sezione speciale delle iniziative natalizie dedicate alle persone in difficoltà, così da poter portare un po' di serenità in luoghi simbolo. Beh, ha un valore molto importante, molto grande, soprattutto dal punto di vista umano, sociale, di quello che è ovviamente l'assistenza psicologica a dei piccoli malati che sono ricoverati spesso da parecchi giorni in ospedale. Quindi avere un momento di svago, un momento di aggregazione sociale, un'iniziativa così coinvolgente è sicuramente qualcosa che allevia il disagio, la fatica di stare ricoverati, fa dimenticare per un po' di tempo i problemi e le malattie, è sicuramente di grande aiuto per i nostri bambini e anche per tutti noi, devo dire. Beh, abbiamo ritenuto che all'interno delle iniziative per il Natale, anche se siamo andati un po' oltre, e insieme a tutte le famiglie che sono contente, che festeggiano giustamente, ci fosse anche uno spazio per quelle famiglie che magari in una fase, speriamo, concentrata nel tempo, vivono anche dei disagi e quindi abbiamo fatto spettacoli anche nella casa famiglia, nell'ex OMPI e qui al reparto di pediatria. È anche un segnale di vicinanza alle nostre istituzioni sanitarie che spesso tra mille difficoltà si sacrificano e fanno un lavoro di grandissima qualità in favore di quello che credo sia il pezzo più fragile della nostra società, che sono i bambini.